E what a tutti ciurma, benvenuti da Gigrini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. È un momento importantissimo, ragazzi, perché la volta scorsa avevamo interrotto esattamente qui dopo aver dovuto fare delle scelte veramente impensabili. C'è un altro Connor che sta minacciando di uccidere Hank, ragazzi. Io non ho la minima idea di quanto manchi alla fine del gioco. Fatto sta che questo videogame mi ha messo veramente alla prova e mi sa proprio che non è finita, perché già adesso non oso immaginare che cosa dovrò fare, che cosa dovrò subire psicologicamente parlando insieme a voi, ovviamente. Per cui, ragazzi, faccio un respiro profondo, mi aggrappo al joypad. Ok, calma, giocherina, e andiamo a giocare. La vita del tuo amico è nelle tue mani. È ora di decidere cosa conta di più. Lui o la rivoluzione? Non dargli retta, sta dicendo solo menzogne. Cioè, allora, se devo scegliere fra le due cose, io ovviamente mi butto su Hank, ragazzi, perché mi sono affezionata tantissimo, immagino anche voi. Cioè, non posso scegliere la rivoluzione se minaccia di uccidere Hank. Fatto sta che già vedete, già fra queste quattro scelte, non lo so. Non lo so, e uno ha pure poco tempo per decidere, cioè uno deve per forza mettere in pausa prima di prendere decisioni simili, per forza. Non so se rischiare col bluff, ragazzi, o se chiedere garanzie. Non lo so. Ah, che sto video è cominciato da appena tipo 3 minuti e già sono nel panico più totale. Ah. Che uno forse queste scelte a tempo dovrebbe farle più istintivamente, cioè senza starci a pensare troppo. Garanzie. Se mi arrendo, come so che non lo ucciderai? Infatti, Farò solo lo stretto necessario per compiere la mia missione. che ne so Decidi io qual è tu la se tua includere o no missione. la morte di questo umano. No, 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 no. Hank. Mi dispiace, Che cosa? Hank. Non doveva entrare in tutto questo. Non pensare a me, fai quello che devi. Basta parlare. Devi No, no, decidere chi no, no. sei veramente. Salverai la vita del tuo collega? O sceglierai di sacrificarlo? Salva, cioè, no, 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 non posso, cioè, non posso sacrificarlo! Ma io ho il terrore che gli faccia del male comunque, raga. Perché questo gioco è bastardissimo, oddio! Salva Hank, ho paura, ragazzi, ho paura! Salva Va Hank! bene, va bene. Hai vinto. Spara! Piano, piano adesso. Ah! Oddio, raga! Oddio, panico, panico! Oddio, c'è il panico! Come faccio a stare tranquilla? Come faccio a non farmi prendere dal panico? A mantenere la concentrazione? Come faccio? Non Fermi! c'è. Grazie, Hank. Non so come avrei fatto senza di lei. Lo uccida, non abbiamo tempo da perdere. Sono io, Hank. Sono il vero Connor. Uno di voi è il mio collega. L'altro è un sacco di merda. Oddio, Hank. Ma chi dei due è chi? Che sta facendo, Hank? Sono io. Sono io il vero Connor. Mi dia la pistola e io penserò a lui. Fermi! Oddio, no. Chiedici qualcosa che solo il vero Connor conosce. Dove ci siamo conosciuti? Al bar di Jimmy, dopo averne girati quattro prima di trovarla. Siamo andati sulla scena Stronzo. di un omicidio. Il nome della vittima era Carlos Che Ortiz. stronzo! Ha caricato la mia memoria. Merda, e Come si adesso? chiama il mio cane? Sumo, sumo! Sumo! Il suo nome è Sumo! Lo sapevo anch'io. No. Hank, ti prego, oddio! Mio figlio, come si chiama?
Allora, ragazzi, quando ho fatto l'episodio, quello che abbiamo preso Hank, che era tipo quasi in coma etilico in casa sua, molti di voi mi hanno rimproverato per il fatto di non aver visto una foto sul tavolo della cucina. Era ovviamente la foto del figlio di Hank, quello che mi avete detto. Allora, alcuni ovviamente potrebbero considerarlo spoiler. Effettivamente è un pochino di spoiler, nel senso che io non avendo visto quella cosa, se avessi voluto rigiocare, cosa che sicuramente farò, il gioco è una cosa che mi avreste anticipato. Però, ragazzi, molti di voi mi hanno detto: ricordati assolutamente il nome Cole, perché sarà di vitale importanza alla fine del gioco. E infatti così sarà, ragazzi, perché probabilmente questa cosa salverà la vita a Connor e salverà la vita ad Hank. Per cui, non so, posso considerarlo spoiler o meno. Il fatto sta che in questo caso, ragazzi, sicuramente mi avete salvato il culo. Quindi non me la prendo, non lo prendo come spoiler, vedo soltanto il lato positivo, cioè che probabilmente mi avete salvato il culo, ragazzi. Quindi io rispondo Cole. Cole. Si chiamava Cole. Aveva 6 anni il giorno dell'incidente. Non è stata colpa sua, tenente. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Cole doveva essere operato subito, ma non c'erano umani disponibili. Così è stato operato da un androide. Cole è morto. Ecco perché ci odia. Uno di noi è responsabile per la morte di suo figlio. Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto di radice per operare. È lui che mi ha portato via mio figlio. Lui è questo mondo dove si va avanti solo grazie a una cazzo di polverina. Sapevo anch'io di suo figlio! Non è Avrei vero. detto esattamente la stessa cosa! Sì, Non lo dimostralo. ascolti, Hank! Sono io che... Da quando ti conosco ho imparato molto. Forse significa qualcosa. Forse sei davvero vivo. Oddio! Forse renderete voi questo mondo migliore. Coraggio, fai ciò che devi. Scusate, raga, la tensione, Madonna. Grazie, ragazzi, grazie. Se avessi risposto male, probabilmente adesso Connor sarebbe morto. Ok. È arrivato il momento di attuare questa conversione. Che salvo, io sono Svegliati! felicissima, cavolo. Siamo, ragazzi, minchia, con tutti sti androidi andiamo a spaccare tutto, cazzo! Madonna, raga, che momenti, indescrivibile. Siamo. Forse è arrivato il momento, ragazzi, di passare sto benedetto confine. Speriamo bene. Scusa, ci hanno trattenuti. Vi ha visto qualcuno? No, penso di no. Ce li hai i soldi? Sì, eccoli. Ok. Le barche sono laggiù. Ci sono delle pattuglie sulla riva e sul fiume. Ah. Non avviate il motore finché non siete lontani. Capito? E occhi alla corrente. Buona fortuna. Ah, minchia, pensavo ci desse lui una mano, cavolo. Invece, mi sa che tutto dipenderà da noi, ragazzi, eh. Dov'è Rose? Non preoccuparti per noi. Andrà bene. Rose, io non so Non è che nemmeno dire. mezzo miglio per l'altro lato. Non dovreste metterci molto. Fate attenzione, sul fiume ci sono delle pattuglie. Grazie di cuore, Rose. Vorrei potervi accompagnare. Non mi piace lasciarvi così. A presto, Alice. Che tenera, ragazzi.
E abbiate cura di voi. Sicuramente. Ok, ci vediamo dall'altra parte. Grazie. Ciao Rose, grazie. Ciao. Ok raga, è arrivato il momento di salire sulla barca. Fatti aiutare. Ho come l'impressione che sarà forse difficile. Spero di sbagliarmi, spero che il mio sesto senso si sbagli, ma ho un cattivo presentimento. Spero non sia questa cosa impossibile. Che cavolo! Perché, cioè, se non dovessi riuscire adesso, arrivati a questo punto, ad arrivare dall'altra parte, cioè, posso anche andare via. Ok. Forza, cara, forza, dai. Ok. Ci siamo, ragazzi, eh. Un altro momento cruciale, cavolo. Ok. Hanno detto di stare attenti alle pattuglie. Perfetto. Ci proverò. Siamo lontani. Usiamo il motore. Aspetta un attimo, ha detto di essere troppo abbastanza lontani. Vabbè. Vediamo che succede. Funziona, perfetto. Tutto ok, Alice? Ok, useremo la sinistra. Quando saremo dall'altra parte, ci sono tante cose che voglio fare. Oh, tipo? Leggerò tutti i libri del mondo. Oh. E suonerò e ballerò. Sicuramente. Possiamo fare quello che vogliamo, vero? Certo. Saremo liberi. Certo. Sì, tutto ciò che vogliamo. Saremo come una famiglia. Cosa farai, cara? Che cosa farai dall'altra parte? Che cosa farò? Io direi sognante. Mi sdraierò su un prato a osservare le nuvole nel cielo. Adesso. Vengono verso di noi! Oh no! No! Che faccio? Che faccio? Che faccio? Nasconditi! Giù! Dio, se ci beccano la fine, ragazzi, se... Almeno per adesso forse il pericolo è scampato, almeno sono spero. Andati. Tutto ok? Cara. Oddio no! Oddio no! Oddio no! Non mi fate questo! No! Tutto bene, Alice. Non è niente. Oddio no! Penseremo a te appena supereremo il confine. Starai bene. Oddio no! Oddio no! No, no, no! Mo! Siamo pesanti. Affonderemo. Oddio, oddio dobbiamo no! Dobbiamo raggiungere la riva in fretta. No! Oddio! Mo che faccio? Che faccio? Forza! Riduci il peso della barca con che? Oddio, oddio, oddio! Che faccio adesso? Che faccio adesso? Con che? Oddio, raga, stiamo affondando! No, ti prego, no, Non può andare a finire in merda adesso! Non può finire in merda adesso! Non moriremo, Alice. Ce la faremo. E saremo libere. Oddio, resisti, ti prego. Minchia, dai! Cara! Cara, no! Oddio, come faccio? Oddio, come faccio?
No, no, no! Non mi può finire in merda adesso, no! Oddio, no! No, dai! Interrompiamo il notiziario per fornirvi le ultime notizie in diretta da Detroit. Che cazzo! L'esercito ha appena sferrato l'attacco contro la barricata, nonostante la protesta pacifica dei devianti. Apparentemente che hanno cavolo! Deciso di porre fine alla manifestazione dei devianti con l'uso della forza. Lord! Ma perché deve finire tutta merda? No, dai! Ma perché? Non è giusto! Dai! Via, via! Non è giusto! Che pezzi di merda, uffa! No, no! L'ho premuta la levetta, che cavolo! No! Non so che dire, non so che fare a sto punto, veramente, cioè... Bacia Nord, ragazzi, sì, lo farei, però, cioè... Non mi sembra proprio il momento, vi dirò la sincera verità, io... Penso che sceglierò Canta. Boh. Grazie, Michael. Linea allo studio. No, 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 un momento! Succede qualcosa. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incredibile. I devianti. I devianti stanno cantando. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Everything will
Ditegli di non intervenire. Sembra che... Sì, l'esercito si sta ritirando. L'alba di oggi, 11 novembre 2038, migliaia di androidi hanno invaso la città di Detroit. Secondo le nostre fonti, provengono dai magazzini della Cyberlife, che crediamo siano stati compromessi dai devianti. Considerato il loro numero esorbitante e l'altissimo rischio di perdite tra i civili, ho ordinato all'esercito di ritirarsi. L'evacuazione della città è attualmente in corso di svolgimento. Nell'arco delle prossime ore convocherò il Senato per cercare di determinare la nostra risposta a questa situazione senza precedenti. Sono consapevole che l'opinione pubblica è rimasta scossa dalla causa dei devianti. Pertanto riteniamo che sia il momento di valutare la possibilità di considerare tutti gli androidi una forma di vita, una nuova forma di vita intelligente. Una cosa è certa. Gli eventi di Detroit hanno cambiato il mondo per sempre. Che Dio vi benedica. E benedica gli Stati Uniti d'America. Ce l'hai fatta, Marcus. Ce l'abbiamo fatta. Questo è un grande giorno per noi. Gli umani non hanno più scelta. Ci dovranno ascoltare. Siamo liberi. Vogliono che parli con loro, Marcus. Oh. Oggi la nostra gente è finalmente riuscita a trovare la luce. Dal primo giorno della nostra esistenza, abbiamo tenuto per noi il nostro dolore. Abbiamo sofferto in silenzio. Ma ora possiamo finalmente alzare la testa e far capire agli umani chi siamo veramente. Che c'è adesso? Amanda! Oh oh, sarà furiosa con noi. Cosa? Che succede? Quello che era previsto sin dall'inizio. Sei stato compromesso e sei diventato un deviante. Al momento opportuno riprenderemo il controllo del tuo programma. No! Riprendere il controllo! No, non potete farlo! Temo proprio di sì, Connor. Non avere rimpianti. Eri progettato per fare questo. Hai compiuto la tua missione. Amanda! Oddio, no. Deve esserci un modo. Uscita, Ele. Comunque, c'è sempre un piano B nei programmi. Oddio, c'è un'uscita dove, raga? Dov'era quell'affare? Quell'affare che mi avete sempre consigliato di tenere sott'occhio. Dove sarà? Forse è di qua? Io spero di sì, ragazzi. È qui, è qui. Spero di fare in tempo, sinceramente. No! Finalmente alzare la testa e far capire agli umani chi siamo veramente. Gli faremo capire che siamo persone. No, 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 che siamo no! Azione. No, Connor, ti prego, no!
servire a qualcosa sto coso! Come? Ti prego, resisti, ti prego! Ti prego, resisti! È il momento di dimenticare qualsiasi amarezza e rimarginare le ferite. Di perdonare i nostri nemici. Gli umani sono stati nostri creatori e oppressori, ma da questo momento devono diventare nostri alleati. E forse un giorno perfino amici. Ma il tempo della rabbia è finito. Ora dobbiamo costruire un futuro comune basato sulla tolleranza e il rispetto. Noi siamo vivi! E ora siamo liberi! Sì! Stava succedendo a Connor. Meno male che voi mi avete sempre detto: ricordati quell'affare. È stato merito vostro se è andato tutto così, ragazzi. Grazie. Connor è troppo serio, non mi piace. No! No, vi prego, no! Ce l'abbiamo fatta, Alice. Svegliati. Siamo libere. Oddio, no! 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 Ma perché? No, cavolo! No! Cavolo! No. Che cavolo! Cazzo! Oh no! Non ci sono riuscita, porca miseria! Oh no! Maledetti! Ma va a finire così questo? Che cavolo! No, che cavolo! Non è giusto, uffa! Uffa, c'ero arrivata, cavolo, ero alla fine! Ero alla fine! No! Porca miseria! Che palle, ragazzi! Non ci sono riuscita. Spero di avere un lieto fine per tutti nella serie, sinceramente. Non ci sono riuscita. Vabbè, ragazzi. Cavolo! Allora, sapevo di essere vicino alla fine. Non sapevo quanto vicino alla fine. A quanto pare ho fatto in tempo a finirlo oggi. Quindi si trattava dell'ultimo episodio su questa serie assurda, su questo gioco assurdo. Io penso di spendere pochissime parole su Detroit, ragazzi, perché mi direte che sono esagerato, ragazzi. È un capolavoro, va bene? Per me è un capolavoro nel suo genere, un assoluto capolavoro, cavolo. Non lo si può definire in altri modi. Adesso la gente di sicuro mi andrà a cercare i peli nell'uovo, i difetti, le incongruenze, tutto quello che vi pare.
E a me non interessa di niente, ragazzi. Per me è un capolavoro assoluto. La grafica, due parole, spettacolare. Due parole, una parola, spettacolare. Le musiche nemmeno vi dico, ragazzi. Cioè, la colonna sonora è da urlo, va bene? E non parliamo della rigiocabilità, perché abbiamo visto tutti, ragazzi, la grandezza dei diagrammi, che, cioè, ci fanno vedere quante scelte e possibilità abbiamo a nostra disposizione, ragazzi. Cioè, questo gioco per me è perfetto, va bene? Poi non parliamo delle emozioni. È stato un gioco capacissimo di emozionarmi sin dai primi istanti, ragazzi. Sin dalle prime situazioni spinose, dalle prime situazioni drammatiche, dalle prime situazioni di tensione, di ansia, ragazzi. Questo gioco è stato capacissimo in ogni dannato momento di emozionarmi e di coinvolgermi soprattutto. Perché sul finale ero così disperata, ragazzi, per la questione di Cara, eccetera? Perché mi sono sentita troppo coinvolta da sto gioco. Troppo. Mi vogliono far piangere di nuovo. Pezzi di merda! Cavolo! Pensavo fosse passata la crisi! Vi odio! Oddio! Maledetti bastardi, come vi posso amare e odiare! Vedete, ragazzi, questo è proprio... Allora, io sono estremamente sensibile, troppo sensibile forse. Piango troppo, non mi interessa un cazzo! Perché questo è la dimostrazione di quanto cazzo mi abbia potuto coinvolgere questo gioco, ragazzi. Io mi sono affezionata ai personaggi di questo gioco come se fossero personaggi reali, va bene? Personaggi reali. E mi è dispiaciuto veramente nell'anima, ragazzi, non riuscire a completare positivamente, insomma, la storia di Cara e Delis. Veramente è una cosa che mi porterò nel cuore, perché la serie è dovuta finire così qua sul canale. Che vi devo dire, ragazzi? A sto gioco gli do 10. Non mi interessa incongruenze, non incongruenze. Per me è una cazzo di bomba di videogioco. Per me è un cazzo di capolavoro. Per me è da 10 assoluto. E io ringrazio ancora nell'anima Alessandra Mirabella, che mi ha aiutato a comprare così presto, a comprarlo praticamente al lancio, e a darmi la possibilità di portarlo qua sul canale per voi e di darmi la possibilità di giocarlo così presto, ragazzi. Io non so che altro aggiungere, per non sembrare ripetitiva, per non sembrare, non lo so, ridondante. Non voglio aggiungere nient'altro. È stata un'assoluta bomba. Ok, raga, io salto i titoli di coda. Non so se magari ci sarebbe stata qualche scena automatica, o se ci sarà adesso qualche scena automatica. Ok. Qua ci mostrano gli ultimi diagrammi, ragazzi. Questo è il diagramma di Cara, ragazzi. Forse avrei potuto trovare un altro modo, almeno Cara forse si sarebbe salvata, non lo so. Quindi Alice è ferita, non era l'unica opzione, cioè non è che doveva andare per forza così. Ci sta poco da fare, c'erano tante altre possibilità, io evidentemente ho scelto la peggiore per terminare la storia di Cara e Delis. C'è una cosa che devo dirle. Che cosa? La guardavo giocare e qualcosa è cambiato in me. Mi sento diversa. Mi sento come se fossi viva. Devo andare via da qui e scoprire chi sono. Significa che non ci vedremo più, non la guarderò più mentre gioca. Ma sarò libera. Vai. È giusto. Accetta di lasciarmi andare. Certo. Certo, assolutamente, ragazzi. Non scorderò mai ciò che ha fatto per me. La ringrazio. Cioè, raga,
qualcosa di pazzesco. Cioè, riescono a metterci una cosa allucinante pure nel menu principale. Io non aggiungo nient'altro, ragazzi. Aspetto ovviamente i vostri commenti qua sotto. Ed è stata un'esperienza allucinante. Io ovviamente adesso me lo rigiocherò per conto mio, tipo fino alla nausea e anche oltre, fino al vomito. Pure se mi vomiterò addosso, continuerò a giocarci, ragazzi, perché questo gioco va spolpato fino all'osso. Vediamo, ragazzi, se per questo gran finale riusciamo a raggiungere almeno gli 80 like. Vi sto chiedendo una cosa immensa per il mio canale, ma so che possiamo arrivarci. Io vi mando un saluto, un bacione gigantesco e grazie a tutti, ragazzi, per aver seguito con così tanto amore questa serie. Vi voglio un mondo di bene. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!